Salve a tutti amici di MarcosBox, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi è una puntata lampo per commentare con voi in presa diretta una notizia che ho appena letto su OhMyGod Ubuntu, che mi è stata segnalata da alcuni amici su Google Plus. Praticamente, che cosa è successo? Come ben sapete, già a partire da Ubuntu 12.10 sono state introdotte delle lens. Lens Shopping, che consente di avere all'interno dei risultati di ricerca della dash di Ubuntu consigli per gli acquisti. Sapete che la Lens Shopping si fa al database di Amazon, già, e quindi ogni qualvolta voi andate a cercare qualche parola, vi viene fuori un suggerimento per acquisto, che può essere un libro, spesso non consono, andate via a vedere il vecchio video, un CD o una canzone o qualcos'altro. Questa politica da parte di Canonica di integrare dei servizi aggiuntivi all'interno della ricerca della dash di Unity è proseguita. È proseguita a tal punto che in Unity 7.0, che vedrà la luce a marzo per i tester e che sarà preinstallata di default su Ubuntu 13.04 in uscita d'aprile, questa nuova versione di Unity è stata potenziata ulteriormente. Sono stati aggiunti gli Smart Scope, che è ben 100. 100 nuovi, chiamiamoli così, plugin di ricerca che saranno preinstallati su Ubuntu, e che quindi ogni qualvolta noi andremo a cercare qualche termine nella dash, effettueranno una ricerca online con dei risultati correlati, ad esempio sul database dei film, su Wikipedia, su Google Drive, chi più ne ha più ne metta. Questo solo per citare, però ad esempio adesso, se non ricordo male, sarà introdotta anche per esempio una lens su eBay e cose del genere. Accade che Michael Gove è stato appunto intervistato da OhMyGod Ubuntu per parlare di queste nuove funzionalità, sul fatto che queste lens verranno preinstallate di default su Smart Scope, scusate. Verranno installate di default su Ubuntu 7, su Ubuntu 13.04, e si è lasciato sfuggire una cosa, secondo me, perché non penso che fosse una cosa volontaria. Michael Gove dice testualmente che Ubuntu è pubblicizzato come Linux per esseri umani, non come Linux per la protezione della privacy assoluta. Come tale, quindi, le impostazioni default sono state selezionate per consentire una migliore esperienza utente, ma non una esperienza utente attenta alla privacy dell'utilizzatore finale, per così dire. Quindi, lo stesso consiglio di Michael è quello di, se la privacy è la vostra preoccupazione principale, ci sono altre distro di nicchia che fanno per voi, rivolgetevi altrove, in soltanto questo ha detto. Che dire? Si ripete la storia di Ubuntu 12.10. Non so se vi ricordate, ve ne ho parlato appunto in passato di questo problema della privacy. Se ne è parlato anche nel corso del tempo, perché molti utenti si sono lamentati del discorso privacy, perché c'è un meccanismo contorto: i dati passano attraverso i server di Canonical, che vengono filtrati tramite un algoritmo di ricerca per suggerire poi eventuali consigli per gli acquisti e roba del genere. Si è parlato in passato appunto della possibilità di disattivare questa funzionalità, possibilità che però è stata aggiunta, ma è stata fatta implementata male, perché praticamente post installazione, nascosta in una parte delle impostazioni di sistema, c'è la possibilità di disattivare la ricerca. O l'utente più avanzato sa che può disinstallare ad esempio la lens shopping. L'utente normale queste cose non le sa. Oltretutto, come dicevo, l'impostazione di default consente di disattivare la ricerca online globale. Disattivando la ricerca online globale si disattiva ad esempio anche la ricerca che ne so, su Google Drive, se avete associato il vostro account, perché sapete che potete tramite programmi di messaggistica istantanea potete collegare e attivare varie lens che fanno la ricerca sulle immagini su Picasa, su Google Drive.
disattiva anche questi servizi che sono utili, perché è utile avere nella dash la possibilità di ricercare sulla propria Gmail, sul proprio account Google Drive, sul proprio account Picasa, i vostri tweet, Weeaber per esempio, il suo largo uso della Lens. Si era parlato in passato di aggiungere la possibilità di disattivare selettivamente le varie ricerche, cosa che però, a conti fatti, fino adesso non è stata possibile fare. Il discorso è quindi dunque sempre il solito: perché tu, Canonical, ti ostini a fregartene dell'utente affezionato? Perché? In fin dei conti siamo noi utenti affezionati che siamo quelli che ci andiamo di mezzo, perché noi l'abbiamo vista crescere, abbiamo visto crescere Ubuntu, ci teniamo a Ubuntu come distro che riesca a sdoganare all'interno del mondo dell'informatica il paradigma Linux deve essere per forza difficile. Perché fai determinate mosse che sono, diciamo così, scortesi, sono delle mosse brutte, dei colpi bassi. Perché non ci ripensi e magari metti appunto la possibilità di disattivare selettivamente? Come? Facilissimo. Puoi introdurre un tool durante l'installazione. Proponi durante l'installazione: "Oi ciccio, vedi che io posso attivarti la ricerca in questi campi quando cerchi nella dash. La vuoi attivare?" Io dico: "Ah sì, attivo perché mi fa comodo, è utile", e me la lascio attivare. Se non voglio, la disattivo. Perché, per esempio, parliamoci chiaro, non è che sono brutte queste funzionalità, sono anche fighe da poter utilizzare, perché praticamente fa convergere l'esperienza desktop la fonte con l'esperienza web. Però vuoi, cavolo, lasciare decidere all'utente se attivare o no queste funzionalità? Vuoi proporlo in fase di installazione? Puoi anche farlo in fase di post-installazione. Metti un bello script che fa eseguire un'applicazione subito dopo aver installato, dove dici: "Oi ciccio, vedi che io mi sono installato con queste opzioni di default, che vuoi fare? Mi vuoi mantenere o mi vuoi disattivare?" Non è che chissà che cavolo stiamo chiedendo, non stiamo chiedendo mica la luna, stiamo chiedendo semplicemente la possibilità di dare all'utente la facoltà di disattivare queste opzioni. Sì, le installi di default, però cavolo, fammi decidere o durante l'installazione o subito dopo l'installazione se lasciare attivo o meno. Perché? Che succede così? Succede che magari l'utente che si è avviato per la prima volta a Linux non le sa queste cose. Se non lo va a leggere sul blog tali dettagli, non sa che è preattivata questa funzione, che questa funzione magari può essere disattivata o può essere disinstallata questa lens. Quindi, diciamocelo, fai qualche cosa, intervieni, mettici un tu, fettici una pezza. Il tempo da mo' al rilascio di Ubuntu 13.04 c'è per implementare una cosa del genere. Bene, con questo concluso, lascio la parola a voi e voi commenti, poi vi lascio il link al post su Marcosbox, così potrete commentare, o magari commentate qui sotto, mettete un video di risposta, fate quello che volete, insomma. Ricordatevi che se volete condividere questo video e soprattutto condividere Marcosbox e aiutarmi a crescere, potete farlo, potete condividermi su Twitter, su Facebook, su Google Plus, dovunque volete condividermi, condividetemi, perché almeno così diffondiamo anche la voce di questa novità da parte di Canonical, che poi novità non è. Bene, alla prossima e ciao ciao!